Per parlare di qualcosa che non so se conosciate o se vi siate mai domandati perché. Ne parliamo poi vediamo dove andiamo a finire. Allora, la base è sempre questa, ok? Tutti conosciamo la nostra mappa di pericolosità sismica del terreno, tutti sappiamo che queste sono le accelerazioni con cui voi dovete, voi insomma l'ingegnere chi è, progettare la struttura in zona sismica. Tutti sappiamo che questi numeri, questi colori si riferiscono a questo benedetto bedrock, lo strato rigido con velocità 800 metri al secondo, ok? E tutti sappiamo che dal bedrock alle coperture ci dovete portare voi l'ingegnere raccontandogli come si modifica il moto da qua a lassù, ok? Fin qua, che siano norme tecniche 2008-2018 uguali. L'hanno già detto i colleghi prima, fino a poco tempo fa usavamo il VS30 per definire. Mi riferisco all'approccio semplificato, poi magari vediamo quelli non semplificati. Prima usavamo VS30, adesso usiamo VSH, che è, come ha detto Michele prima, praticamente la stessa cosa. Hanno tolto il 30, ma se sei più grande di 30 usi 30 come prima, quindi vabbè, diciamo che più che la forma, che è scomparso in qualche modo a metà via il 30, quello che a me turba è che a fronte di una variazione della definizione delle categorie di sito, gli spettri di risposta corrispondenti non sono cambiati, perché nessuno ha messo mano ai coefficienti. Cioè, questo è un lavoro che faceva INGV e al tempo Servizio Sismico Nazionale nel 2002, è il lavoro che ha fatto nel 2002 e nessuno l'ha cambiato da quel tempo. Quindi la domanda è: com'è che mi cambi le categorie di sito e mi lasci gli spettri uguali? C'è evidentemente un problema. E c'è un problema, nel senso, perché se uno ci credeva che questi fossero gli spettri relativi al VS30, come fanno a essere sempre questi spettri relativi al VS equivalente? Vabbè, non importa. Allora, fermiamoci agli spettri, gli spettri di risposta. Tutti sapete che sono la base della progettazione, perché l'ingegnere decide che la struttura che deve verificare a un certo periodo entra nello spettro che gli date voi e va a leggere l'accelerazione che quella struttura deve tenere, deve resistere nel tempo che ha deciso, ok? Io vi faccio una domanda: se io vi chiedessi così a bruciapelo, perché lo spettro ha questa forma? Qualcuno lo saprebbe? La media del comportamento degli edifici di terra. Degli edifici? Gli oscillatori semplici. No, da cosa nasce? Cioè, infatti, siccome sono sicura che non lo so, cioè, perché non me l'ero mai domandato manco io prima di un po' di tempo fa, qualcuno ha un'idea di perché lo spettro ha questa forma? Che paradossalmente non ha nulla di ingegneristico, è completamente sismologico, è inquietantemente sismologico. Se avete voi... Frequenza dominante. Di chi? Qui non c'è la frequenza del tempo. Di chi? Lo spettro di risposta è l'accelerazione massima che subisce l'edificio. Quindi, nei termini, questa roba qua sarebbe riferita agli edifici. Nella pratica, in realtà, è una cosa che viene dalla sismologia, che poi, se avete pazienza, vi porto a vedere da dove nasce, perché poi forse capiremo meglio come potrebbe modificarsi in un modo un po' più intelligente di questi fattori di scala. Ok? Ho pensato di portarvi in questa direzione, così non parliamo di norme, se no poi abbiamo visto 300, ma mi è venuto in uno stato di inquietudine. Allora, spettro di accelerazione, voi siete abituati a vedere in accelerazione. Per rispondere alla domanda tua di perché nelle norme hanno scritto la serie temporale del moto, giusto? A parte che è più glamour che dire l'accelerogramma, ma se credo che sia perché tecnicamente qualcuno gli deve aver detto che i sismometri non misurano accelerazioni, misurano velocità, quindi forse per includere il fatto che tu possa usare uno strumento strong motion, cioè un accelerometro, e un velocimetro, cioè un sismometro, forse l'hanno messa così, forse, non lo so, è un'idea che mi è venuta. Allora, vabbè, questo spettro scritto così è quello che ha abituato l'ingegnere. L'ingegnere ragiona in termini di periodo. Gli viene facile pensare che una struttura ci mette, per esempio, 2 secondi a fare un'oscillazione. Ok? Quindi lo spettro, quando lo vediamo scritto col periodo qui sotto, è tipicamente ingegneristico. Se lo vogliamo tradurre nel mondo della sismologia o della geologia, noi siamo abituati alla frequenza. Voi, quando fate le prove, le MASB, le REMI, tutte quelle che hanno citato, l'HSV, solitamente avete in mente in ascesa la frequenza, okay? Il numero di cicli al secondo. Allora, lo sapete tutti, basta dividere uno sul periodo e c'è la frequenza, per cui lo spettro di risposta dal periodo come lo vede l'ingegnere alla frequenza come lo vediamo noi è questa cosa qua, ok? Bene. Allora, vi faccio l'unico accenno matematico.
qualcuno sicuramente lo sa, qualcun altro non lo saprà. Voi siete d'accordo che accelerazione, velocità e spostamento sono la stessa cosa? Cioè, sono tre modi diversi di esprimere lo stesso fenomeno, ok? Uno parla, misura una quantità, l'altro ti dice come varia quella quantità nel tempo e l'altro ti dice come varia la variazione della quantità nel tempo, ok? Però se avete il dato di partenza, per esempio spostamento, sicuramente avete la velocità, avete l'accelerazione. Se avete l'accelerazione avete sicuramente la velocità dello spostamento e così via. Quindi sono tre modi differenti di vedere la stessa cosa. Non c'è uno che è più bravo dell'altro, sono veramente la stessa cosa. Cioè, sono tre modi diversi di vedere la stessa cosa. Che differenza c'è in termini pratici tra i termini 3? Non so se riuscite a leggerla in alto. Prendiamo un'onda, ok? E facciamo finta che sia uno spostamento. Lassù c'è scritto x è uguale al seno di 2 pi greco t. È una sinusoide che ha periodo un secondo, ok? Mettiamo che quello sia lo spostamento. La velocità chi è? È la derivata di quella cosa lì. Cos'è la derivata del seno? È il coseno. Ci avete dentro un 2π, quindi diventa 2π il coseno della stessa cosa, 2π t. Cos'è l'accelerazione? L'accelerazione è la derivata della velocità. Quindi chi è la derivata del coseno? È meno seno. E lassù ci trovate meno seno di... L'argomento lo dovete tirare fuori un'altra volta, quindi ci avete 2π al quadrato, ok? Per dirvi, se avete misurato uno spostamento, passate al tempo con quell'operazione lì, scusate, alla velocità con quell'operazione lì e all'accelerazione con questa operazione qua. Che... non so se notate l'ampiezza delle sinusoidi. Se io sono partita da una sinusoide che era alta 1, quando la porto in velocità mi diventa alta 2π, perché è uscito con 2π che ho messo lì nel quadretto. Quando la porto in accelerazione è diventato un 4π quadro, ok? Vabbè, è solo per dirvi che si passa semplicemente da una cosa all'altra con una derivata. Quando siete nel mondo delle frequenze, quindi notate la differenza, qui c'è il tempo. Negli spettri di prima c'erano le frequenze. Ok. Nel mondo delle frequenze è come se, non so se si vede il mouse, sì. Questa parte qui, seno e coseno non ci interessa, ci rimane soltanto questa parte qua, 2π e 2π al quadrato. Cioè nel dominio delle frequenze, per passare da spostamenti a velocità ad accelerazione, voi semplicemente moltiplicate lo spettro di velocità per 2π. Lo spettro di spostamento per 2π e ottenete lo spettro di velocità. Lo spettro di velocità per 2π ottenete lo spettro di accelerazione. E viceversa. Se io voglio andare dallo spettro di accelerazione indietro, divido per 2π e poi per 2π. Ok? È un'operazione banale. Quando avete in mano questo, lo spettro di risposta in accelerazione, avete in mano anche lo spettro di risposta in velocità e in spostamento. Ok? Basta dividere per 2π. Una volta avete la velocità, due volte avete lo spostamento. Allora vi faccio vedere cosa esce e dopo capite perché. Se io prendo quella funzione di prima, spettro di risposta in velocità, e la divido per 2π, viene fuori questa cosa qua, ok? Spettro era lo spettro di risposta in accelerazione, lo divido per 2π e esce questa cosa qui, che non avete mai visto e non ci interessa. Ci interessa di più lo spettro di risposta in spostamento. Se voi dividete due volte per 2π lo spettro di risposta in accelerazione, riesce questa cosa qui, che è una funzione immensamente, cioè è una cosa estremamente importante. Perché è vero che all'ingegnere servono le accelerazioni, perché l'accelerazione moltiplicata per la massa significa la forza, che l'ingegnere deve sapere la forza applicata alla sua struttura. Ma all'ingegnere interessa tremendamente lo spostamento, ok? È quello che decide se la struttura sta in piedi o no, ok? Non è la forza in sé, è lo spostamento. Quindi quello che interessa all'ingegnere alla fine è lo spettro di spostamento, anche se non se ne rende conto, perché poi, vabbè, fa il conto. Secondo gli spettri come sono fatti da noi in Italia, se notate, oltre due periodi, 2 secondi e 2 circa, lo spostamento nello spettro è costante. Vuol dire, se io sono un ingegnere e devo progettare una struttura, e il geologo mi ha dato questo spettro di spostamento, e vi dico, lo potete fare, basta che dividiate quello di accelerazione per 4π al quadrato. Se voi dovete portare il vostro spettro, cioè scusa, se dovete progettare la vostra struttura su questo terreno, credo che sarete tutti d'accordo
che vi conviene progettarla per tenere gli spostamenti più piccoli possibili, giusto? E che da un certo punto in poi gli spostamenti rimangono costanti. Allora ve la metto in, invece che in termini di periodo, ve la metto in termini di frequenza, ok? È la stessa funzione di prima, ve la faccio vedere in termini di frequenza. Tenete in mente questa, ok? Questo è lo spettro di risposta in spostamento disegnato in frequenza che usate tutti quando, cioè a cui tutti giungete quando dite che siete in categoria A, B, C o così via, ok? Avrà ampiezze diverse, ma la forma è questa. Perché vi faccio vedere questo? Perché facciamo un passo all'origine del terremoto. Prendiamo una faglia, ok? Quella roba lì sarebbe una faglia. Allora, prendo una faglia e mi faccio un grafico, lasciate qui c'è scritto un momento sismico, ma scriviamo spostamento, ok? Nella vostra, vedete che c'è scritto newton per metri, lasciamo stare il newton che è il termine della forza, pensiamo ai metri che sono lo spostamento. Quindi abbiamo spostamento e frequenza, come l'ultimo grafico che vi ho fatto vedere. Cosa succede quando si rompe la faglia? Allora, al tempo zero non c'è niente, ok? Tempo zero in questo grafico vuol dire frequenza infinita, giusto? La frequenza ce la immaginiamo come l'inverso del periodo del tempo, quindi siamo qua. Adesso, mano a mano che passa il tempo, andiamo a disegnare cosa succede in questa direzione. Questa è la direzione del tempo che passa, ok? Allora, inizia a rompersi, non c'è ancora la faglia, ok? Cioè non è ancora rotta. Sì, quella linea blu ve l'ho disegnata per... che ve la immaginate. Inizia a rompersi il primo pezzettino della faglia, ok? Si ha un piccolo spostamento, quindi al tempo T0 avrò un certo spostamento, adesso lo metto a caso, di un puntino qui, piccolo, che si è appena rotta. La rottura procede, avrò, che al tempo 2T0 per dire, avrò un incremento di spostamento, ok? E così via, la faglia continua a rompersi e io nel mio spettro continuo ad avere un incremento di spostamento. Vado avanti, a livello sperimentale si vede che in scala logaritmica questo aumento è una retta, adesso non entro nei dettagli, ma insomma è quello che si osserva. Arriviamo a un punto, forse li ho fatti. Arriviamo alla fine della rottura. Ho iniziato a farli girare, ma in realtà dovevo andare dritta. Comunque, siete d'accordo che finito di rompersi la faglia, io ho comunque radiazione di onde, perché ogni punto in cui si sono propagati i fronti d'onda che nascevano da lì sta emettendo a sua volta altre onde. Però lo spostamento totale è stato raggiunto, ok? Quindi in teoria se io continuassi, cioè al continuare del tempo, questi puntini qua diventerebbero orizzontali, cioè diventerebbero questa cosa qui. Ok? Questi spettri che vi ho disegnato sotto, che ricalcano i pallini, sono gli spettri di spostamento della sorgente sismica. Cioè in sismologia, quando noi registriamo un terremoto, la gente vuole sapere, vabbè, gli ingegneri vogliono sapere la magnitudo, il sismologo vuole sapere quanto era lunga la faglia e che area aveva, oltre a che profondità stava e così via, ok? Quelle grandezze là in sismologia si leggono, vabbè, oggi si leggono in un modo più complesso, però all'origine si leggevano in queste cose che si chiamano spettri di spostamento della sorgente. Cioè, se io guardo le frequenze e guardo fino a dove sono dritte, quando queste smettono di crescere e diventano orizzontali, lì vuol dire che la faglia ha smesso di rompersi. Vuol dire che questa lunghezza qui è proporzionale alla lunghezza della faglia. Quanto tempo ci mette una faglia a rompersi dipende dalla sua lunghezza, perché la rigidezza delle rocce crostali è sempre la stessa. Ed è circa, vi ricordo, la rigidezza è la densità per il quadrato di Vs, la Vs delle rocce crostali in media è 3000 metri al secondo, quindi la rigidezza delle rocce della crosta è sempre lei. Allora, se il mezzo ha sempre la stessa rigidezza, la velocità con cui si rompe è quella dell'onda S, 3 km al secondo, e voi, da quanto dura questo tratto dello spettro, capite quanto è lunga la faglia. Ok? Vedete che questo è un terremoto in magnitudo 1, magnitudo 2, 3, 4, 5 fino a 8. Più è grande il terremoto, più è lunga la rottura della faglia. La magnitudo, non so se ve lo siete mai chiesto, ma la magnitudo momento non è altro che la lunghezza della faglia.
per, moltiplicati per l'area e per la rigidezza. La definizione di magnitudo momento è rigidezza del mezzo per area per lunghezza. La rigidezza, vi ripeto, che cambia un po' tra i terremoti, diciamo in crosta continentale, in crosta oceanica, però più o meno è quella, è la lunghezza quello che fa la differenza, ok? Quello che vi fa durare questo tratto iniziale dello spettro e di conseguenza dove avete il plateau, ok? Allora, perché vi ho mostrato questo? Perché dopo c'è un'altra... Perché, ve lo metto qua, questo era lo spettro, questo è lo spettro che abbiamo appena visto adesso, ok? Quando si rompe un terremoto, lo spettro di spostamento ha questa forma, col tratto lineare tanto più lungo quanto più lunga è la faglia, ok? Questa roba qui è lo spettro di risposta vostro, è lo il vostro spettro di risposta in accelerazione che date all'ingegnere. Prima l'abbiamo girato fino a farlo diventare lo spettro di risposta in spostamento, giusto? E vi avevo detto, riguardatevi la forma perché la ritroveremo. Quando qualcuno al mondo si è inventato di dover dare all'ingegnere uno spettro di risposta, il punto da cui è partito è stato lo spettro di risposta alla sorgente, cioè sarebbe lo spettro di spostamento alla sorgente di un terremoto, che non è sbagliato, è esattamente quello, cioè qua dentro mi dice quanto è lo spostamento alle varie frequenze, ok? Quindi il dopo è stato rettificato in vari modi, vabbè, gli hanno messo un tratto così, un tratto così, questo è il plateau, no? Il primo tratto, quello in cui lo spettro sale, questo è il plateau, poi c'è il pezzo a velocità costante e il pezzo a spostamento costante, sono questi pezzetti qua, ma la forma è il ricalco di quella. Quindi il normatore, insomma l'aborigeno, diciamo, dei normatori, quello che, non so, anni 70, 60, quando è stato, hanno introdotto gli spettri, è andato dal sismologo e gli ha detto: come faccio a rappresentare lo spostamento a cui si esplicano le varie frequenze del terreno? Il sismologo, che in quegli anni là degli effetti di sito non sapeva niente, che cosa gli ha detto? Ha pigliato i manuali dei padri della sismologia, dove ci sono tutti i modelli di rottura di faglia, e giustamente gli ha dato lo spettro di risposta al bedrock, ok? Questo è lo spettro di spostamento al bedrock, cioè sullo strato dove si genera la faglia. Sono riuscita a convincermi. Allora, cos'è il problema? Adesso poi lo potete vedere in mille forme, questo è il spostamento, questo sarebbe velocità. Se notate, vi ricordate che eravamo passati da uno spettro in velocità, che vi ho detto non lo vedete mai, in realtà se mettiamo lo spettro in velocità vedete che di nuovo assomiglia per forza perché sono la stessa roba, e questa è quella in accelerazione. Dovete dividerlo di nuovo per 2π greco, quindi l'ho girato perché non l'avevo in accelerazione quello, ed è lo spettro di risposta vostro in normativa, ok? Allora, qual è il problema? Cioè, fin qua tutto bene, ok? Al tempo, quando fu fatta la domanda, evidentemente a un sismologo, dammi uno spettro rappresentativo del moto del terreno alle varie frequenze, il sismologo ha risposto bene, però ha risposto bene con le conoscenze del tempo, cioè l'ignoranza sul fatto che il sito avesse un effetto, okay? Che le vostre case non le fondate su quel benedetto bedrock, che è quello strato là sotto dove avete i terremoti. Allora, cos'è eventualmente il problema? Questo spettro qua non è sbagliato, è giusto per le categorie A, ok? Quando noi lo applichiamo ad altre categorie di sito, teniamo le categorie di semplicità, B, C, D, E, che eventualmente sviluppano frequenze di amplificazione e frequenze di risonanza, questo spettro può essere sbagliato, non in tutto il dominio, ma in particolari posizioni, per esempio quelle dove il sito presenta una risonanza. Ok? Allora, dire come fa la norma, moltiplico per un fattore, perché di fatto la norma vi dà questo, vi dà quello con la categoria B, C, D, non li alza tutti. È giusto, non è giusto, è sbagliato, non è sbagliato. Adesso, a livello numerico, non ve lo so dire, però il concetto è giusto scalare gli spettri, o sarebbe più appropriato partire dallo spettro al bedrock e dire ok, se sopra il terreno risuona a quella frequenza ci metto un fattore moltiplicativo attorno a quella banda di frequenza? Questo lo vediamo tra un attimo. Allora, un passo alla volta.
partiamo dal presupposto dell'ingegnere, perché voi siete giustamente preoccupatissimi di caratterizzare bene i siti, che è assolutamente fondamentale. Però domandiamoci un attimo che cosa fa l'ingegnere. Allora, l'ingegnere quando progetta assume che il moto della struttura si esplichi ad una sola frequenza, ok? Che è la frequenza fondamentale dell'edificio, che va con la rigidezza K, lui la chiama K, va con la distribuzione delle rigidezze e in modo inversamente proporzionale alle masse. Quando l'ingegnere progetta in un approccio semplificato, ma anche insomma, negli altri approcci in realtà fa tante volte questo ragionamento qui, lui sta assumendo che la struttura si muova ad una frequenza e che a quella frequenza debba tenere quella frazione di G, dell'accelerazione di gravità. Ci crediamo che le strutture si muovono solo a una frequenza? Cioè, da dove gli è venuta questa idea? È un'idea che sperimentalmente ha un senso o no? Allora, vi faccio vedere qualche struttura in giro per a caso. L'idea non è proprio pellegrina, non è sbagliata. La maggior parte delle strutture effettivamente ha un moto che è molto più grande al modo principale che agli altri modi. Dopo ci sono mille varianti, però insomma vi faccio vedere dall'esempio canonico le torri di sollevamento dell'acqua sono il prototipo delle strutture che ha in mente l'ingegnere, quelle con tutta la massa in alto e la distribuzione di rigidezza uguale lungo il fusto. Queste cose qua hanno effettivamente il primo modo di vibrare che vibra, osservate il fattore di scala, vibra praticamente 150 volte contro questo che sarà 40, diciamo un 3-4 volte più di tutti, ha un'ampiezza del moto che è 5 volte più grande degli altri modi. Ok? Qui dire che la maggior parte della massa si muove a questa frequenza non è sbagliato, lo vedete anche con gli occhi, anche senza che ci mettiamo a fare i conti. Prendiamo una struttura più normale, questa è una palazzina di 7 piani in zona Bologna, anche qui vedete il primo modo di vibrare, il secondo modo di vibrare, anche qua il primo modo ha un'ampiezza che è nettamente dominante rispetto al secondo. Prendiamo un'altra, scendiamo, palazzina di 2 piani, questa ha praticamente solo il primo modo e la torsione. Più piccole sono le case, più vibrano solo una frequenza, o più basse sono. Quindi per gli edifici piccoli dire che tutto si risolve al primo modo è quasi sempre corretto. Questo è il dipartimento di matematica vicino al mio ufficio, giusto per mostrarvi, anche qui abbiamo un'ampiezza del moto, del primo modo, che è molto più grande del secondo, questa comunque è una torsione. Un'altra palazzina classica, 5 piani fuori terra, anche qua praticamente chi domina è il primo modo, ce ne sono altri, ma sono estremamente più piccoli. Okay? Allora, non è un'idea completamente folle quella di pensare che il primo modo è quello che domina, ok? E non solo non è un'idea folle, ma di fatto è quello che viene fatto nella progettazione ingegneristica. Uno si mette dentro, cioè siccome l'edificio non c'è... Io non sono uno strutturista, ma non è così, perché non viene considerato solo il primo modo. Vengono considerati tanti modi fino a avere una partecipazione pari al 90% della massa. 85. Vabbè, sì. Lo so. E poi viene fatta una sovrapposizione degli effetti, sì. Perché sennò sembra che si considera soltanto una frequenza. Negli spettri si considera il modo fondamentale, poi questi spettri sono costruiti per il modo fondamentale. Come vengono considerati gli altri modi in funzione della loro massa partecipante, certo, però comunque siccome il primo modo da manuale se ne porta via il 68%, né in un edificio multipiano, adesso non volevo entrare nel dettaglio, è comunque il concetto adesso, al di là del considerare un modo, due modi, quanto pesa l'uno e l'altro, il messaggio che volevo passare è che l'edificio non vibra a tutte le frequenze, vibra a una o due, se considera due modi, o tre, ok? Con un peso via via decrescente in modo esponenziale, ok? Quindi il concetto è che l'edificio non vibra a tutte le frequenze, le altalene non vibrano a tutte le frequenze, se voi spingete l'altalena a caso non andate, l'edificio vibra ai suoi modi, ok? Grazie per la precisazione, volevo farla un po' più semplice per... Va bene, allora... Se vi dicevo avete tanti piani, vi scrivesse voi, insomma l'ingegnere si scrive la matrice delle rigidezze delle masse, si risolve il sistema e vi vengono fuori i modi di vibrare, le frequenze delle formate di smorzamento. Allora, l'ingegnere, siccome normalmente, non sempre, ma insomma spesso, si trova a progettare cose che non esistono ancora, non può misurarli i modi di vibrare, perché l'edificio spesso non c'è. Può solo lavorare per
modellazione, ok? Salvo il caso che ci sia l'edificio. Cosa fa il geologo, cioè cosa fate voi quando andate in campagna? Allora, il sottosuolo, esattamente come l'edificio, è un oscillatore, ok? Che ci crediate o no, i terreni non vibrano a tutte le frequenze, con la stessa ampiezza, ok? Perché qualsiasi sistema che voi modellate così, soprattutto quando fate le modellazioni numeriche, 2D, 3D, 90D, quando fate le modellazioni numeriche, voi state trattando gli edifici, soprattutto voi, così, cioè come oggetti che hanno dei modi di vibrare, non che vibrano a tutte le frequenze, ma che vibrano a determinate frequenze che dipendono dalla rigidezza che ci mettete dentro e dalle masse, cioè dagli spessori che ci mettete dentro. Ok? Quindi se anche mi dite no, non è vero perché il terreno si vibra a tutte le frequenze, io vi dico guarda che quando fai il modello tu modelli quello, non modelli tutte le frequenze, modelli quelle che hai deciso di mettere dentro sulla base della rigidezza della massa, cioè dello spessore, e dello smorzamento. Quindi voi fatela, cioè anche il terreno voi lo trattate come un oscillatore armonico che vibra solo a determinate frequenze, cosa che peraltro è, ok? Se poi come l'edificio multipiano voi avete un terreno pluristrato, voi mi mettete, cioè, avrete tanti oscillatori che interagiranno. Tutti e due gli ingegneri e i geologi arrivano alle stesse espressioni, la frequenza dell'edificio è quella roba lì, la frequenza del suolo è questa cosa qui, che per chi non lo sapesse ancora sono la stessa identica equazione, perché la VS, velocità di onda di taglio, è legata alla rigidezza attraverso questa espressione, VS è la radice della rigidezza diviso la densità, quindi è come se qui aveste rigidezza e densità per H significa massa, tutto sotto radice, questa espressione è identica a quella, identica a meno del 4 che nasce da un motivo sismologico che adesso non ci abbiamo tempo di raccontare, però sono la stessa roba. Facciamo esattamente le stesse cose. Allora la domanda che io mi faccio è, prima vabbè, inizio da quella che è più carina perché è il paradosso, perché paradossalmente l'ingegnere quando progetta è chiamato dalla normativa a immaginarsi modellandola, ok, la frequenza propria della struttura. La norma gli dice, tu hai il geologo dato lo spettro di risposta, tu là dentro devi entrare col tuo modo 1 o 2 o 3, quello che è, ma devi entrare col tuo modo, ok? E lui non ce l'ha il modo, se lo deve immaginare. Il terreno è la stessa cosa, è un oscillatore che vibra a determinati modi, che noi possiamo misurare perché il terreno esiste già, ma la norma da noi non li vuole. Questa è una situazione veramente paradossale e secondo me figlia esclusivamente, in senso buono, senza nessuna cioè non c'è veramente nessuna contestazione, semplicemente figlia dell'ignoranza, nel senso che non è percepita l'analogia tra i due sistemi oscillanti, ok? Uno che esiste già e che potete misurare, uno che non esiste ancora e che ve lo potete solo immaginare. Questo è il vero paradosso, cioè al di là di come misurate dopo FF, non F, ma il paradosso è questo. Vabbè, e che poi insomma di fronte a un oggetto che all'ingegnere viene chiesto di modellare con tutti i crismi, al geologo viene detto guarda prima se era questo 30 fa finta che sia tutto omogeneo in 30 metri dammi la rigidezza media, adesso ti viene detto se H è più grande di 30 fa finta come prima, se è più piccola vai. Però insomma il concetto secondo me paradossale è questo. Allora perché siamo arrivati a questo punto? E io adesso dico una cosa che non vi piacerà, ma io sono estremamente d'accordo che se dovete fare stratigrafia, che sia sismica, geotecnica, perché dovete cercare il versamento degli idrocarburi, dei liquami, dovete cercare le grotte, cioè il mondo della geofisica è enorme, ok? Sono completamente d'accordo che, e sono prima a sostenerlo, credo, che la geofisica, come tutte le tecniche, più la fate multimetodo meglio è, ok? La geofisica in tutte le sue migliaia di applicazioni, che non sono questa è una micro applicazione della geofisica. Quando arriviamo al problema dinamico, noi possiamo anche inventarci che dobbiamo misurare bene le rigidezze, ma ragazzi, cioè, signori, le rigidezze sono parte di un'equazione di cui a noi serve questo. L'ingegnere di quella distribuzione di rigidezze e masse, che non ha altro modo di fare perché non le può misurare, l'ingegnere si tira fuori la F ed è con quella F che entra negli spettri.
Se l'ingegnere potesse misurare la struttura che non c'è, non farebbe il modello, perché penso che qualunque modellatore vi dica che fare un modello è un casino e che viene fuori quello che avete in testa voi, non quello che sarà la realtà. Allora la domanda è, nel caso specifico della sismica, io ripeto e lo sempre sono 20 anni che lo dico, però nel caso della caratterizzazione dinamica dei terreni, quello che a noi serve è questo, non è questo. Una volta non si sapeva e allora per trovare questo si diceva misuri questo e poi fai il modello e ti fuori quello, come all'ingegnere. Ma cioè, tecnicamente per queste applicazioni non è necessario, voi potete misurare questo. Perché dovete andare a incasinarvi la vita e misurare quei due e andare a derivare un terzo parametro? Cioè, stiamo parlando del bambino che spinge l'altalena. No, a voi non vi interessa quanto è forte il bambino, vi interessa con che frequenza il bambino spinge e vi interessa con che frequenza l'altalena va. Questo è il problema dinamico, ok? E questa non è la geofisica, è un micro ramo della geofisica, ok? Quindi non mi si dica che io sono cialtrona perché dico che basta misurare le frequenze. Spero di aver chiarito perché lo dico e in che contesto lo dico. Dopodiché, se bisogna fare lo studio della sofrana, mai ti direi misura una frequenza, ok? Non credo di essere... Vabbè, andiamo avanti. Allora, perché storicamente le norme sono impostate sulla misura di VS, 30, H, 100, quello che volete? Perché le norme sono nate così? Vi dico, sono nate così perché a tempo, cioè 20 anni fa, quando sono state messe in cantiere, questi collegamenti non esistevano. Okay, quindi le norme vanno sempre più lente ovviamente della realtà e la norma è rimasta ancorata a un impianto VSH. Tutti voi sapete, l'hanno detto loro, quindi non ci entro, che misurare le frequenze si può e volevo spendere le ultime due parole per, qua non ci vedo niente, per mostrarvi l'effetto che hanno queste, che ha l'ignoranza delle frequenze a livello spettrale. Allora, se vi ho convinto che gli spettri di risposta questi hanno un senso e sono figli della sorgente sismica, ok? Abbiamo detto il passaggio successivo sarebbe di riconoscere che questo è lo spettro in categoria A, cosa succede se ho un terreno che amplifica in una certa banda di frequenze. Allora, adesso prendo un caso per tutti, prendo l'Aquila perché questa roba è uscita già nel 2009. Quando all'Aquila nel 2009 si vogliono fare questi moduli abitativi del progetto case, gli ingegneri dissero che ovviamente sarebbero stati isolati sismicamente fino a portarli ad avere un periodo proprio di un secondo e 6, cioè 0,6 Hz. Okay? Allora fu fatto notare, una nota, è evidente a tutti che l'isolamento, il principio progettuale dell'isolamento sismico, ecco, cioè voi potete isolare, potete usare dissipatori, potete fare mille cose, aumentare la rigidezza, però diciamo che se volete isolare sismicamente una struttura, l'idea progettuale è quella di allungare il periodo proprio di vibrazione, perché più allungate il periodo di vibrazione, più basse saranno le accelerazioni a cui è sottoposta la struttura, giusto? Questo principio è verissimo fin tanto che lo spettro di risposta del terreno è effettivamente questo, ok? Se lo spettro di risposta diventa per esempio questo, ok, ne metto uno a caso, se lo spettro di risposta è questo, voi capite che se partite da una struttura che sta qua e la isolate sismicamente per mandarla qua, non le avete fatto un favore, ok? Allora, il vero pericolo dell'ignorare le vere forme spettrali è soprattutto l'effetto delle uniche frequenze che il moto in condizioni di oscillazione libera fa passare, è quello che si rischia di dare all'ingegnere un'immagine sbagliata, cioè che basta allungare il periodo ed è che fa comunque un favore alla struttura. Questo può non essere vero. Nel caso dell'Aquila, nello specifico, fu così, perché all'Aquila fu fatto notare che una gran parte, l'ho disegnata a caso, non è questa, non ho trovato una mappa, ho fatto un disegno a caso, comunque c'era una gran parte del centro storico dell'Aquila dove si misurano frequenze di risonanza di 0,6 Hz. E fu detto che se queste case fossero state messe, queste case qui che sarebbero venute ad avere frequenze di 0,6 Hz, fossero state collocate su questi terreni, non si sarebbe ottenuto un vero vantaggio. Questa è una cosa che gli strutturisti mediamente ignorano,
cioè gli viene insegnato che la regola della progettazione è allungare il periodo. Se allunghi, esci dal plateau, va sicuramente bene. Questo, ripeto, è giusto solo se il terreno veramente risponde così. Cioè, se siete in categoria A, se non avete risonanze, ok. Se avete risonanze, non è così. E questo lo vedete sia quando la risonanza cade nei lunghi periodi, diciamo che l'effetto è importante quando la risonanza cade ai lunghi periodi. È comunque importante quando siete nel plateau, anche se vi sembra di scorgerlo meno, perché insomma tutta questa fluttuazione è mascherata dentro il plateau, però il problema esiste di qua e di là, anche se effettivamente è più rilevante alle alte frequenze. Ok, allora vi... ecco, per esempio, senza andare tanti là, rimanete in Emilia Romagna, se prendiamo un edificio a caso, questo è il condominio Marinella Cesenatico, che sono 33 piani fuori terra, e che vibra a 0,4 Hz, questo edificio sta su un terreno che è quello, ok, a Cesenatico, se andate a fare una misura lì in spiaggia trovate una vibrazione di 0,4 Hz. Questo terreno, se di questo terreno facesse uno spettro, vi uscirebbe uno spettro che ai lunghi periodi non va giù come prevede la normativa, ma ha qualche sorpresa. Quindi questo è un edificio per il quale sicuramente la progettazione semplificata non è raccomandabile. Ecco, vi volevo fare un'altra piccola nota che secondo me a cui pensiamo poco, e secondo me a questo pensano poco anche i progettisti. Siamo tutti d'accordo che se possiamo isoliamo sismicamente la struttura, ok? In generale va benissimo. Abbiamo appena capito che isolare va bene, ma bisogna capire da che cosa ci si vuole isolare, ok? Se io non so che il terreno risuona a 0,6 Hz e che quindi quando faccio lo spettro di risposta non sarà questo, ma sarà questo, cioè da cosa ti stai isolando? Non esiste il concetto dell'isolamento, esiste io mi isolo da qualcosa che in teoria devo conoscere. Ok, quindi a maggior ragione quando fate un intervento di isolamento è estremamente importante conoscere il comportamento del terreno fino ai lunghi periodi, se la struttura... anzi, sicuramente, perché le strutture isolate vengono sempre progettate per i lunghi periodi. L'altra cosa, diceva, a cui si pensa poco è questa. Quando una struttura isolata, questa è una struttura a Imola, sismicamente isolata, ok, posta su isolatori sismici di tipo elastomerico, che vuol dire dei mattoncioni di strati alternati gomma acciaio, perché l'acciaio porta un po' di resistenza alla compressione, ma diciamo questa gomma, quando c'è un terremoto che supera una certa soglia, si deforma, okay, e isola l'edificio da quello che sta sotto. La gomma, in condizioni di microtremore, è come se fosse cemento armato. Cioè, se non fosse così, voi dentro quella casa ballereste, cioè, vi sentireste su uno strato di gomma. Questi materiali sono tali per cui si deformano quando viene superata una certa soglia di sollecitazione, ok? Altrimenti sarebbe complicato vivere dentro una casa di questo tipo, si muoverebbe sempre in modo differente rispetto al terreno. Allora, mettiamoci nello spettro di risposta, ok? Mettiamo che questo sia lo spettro di risposta del sito in cui sta la casa, facciamo finta che non abbia neanche risonanza, non ci interessa. Il progettista l'ha isolata sismicamente e quindi, secondo i suoi modelli, quella casa ha un periodo proprio di inerzia di 1,7 secondi, ok? Quindi vibra a 0,7 Hz, ok? Questo è quello che lui ha messo, tot isolatori, con tot proprietà, ha fatto il modello, ha detto la mia casa vibra a quella frequenza. E quindi lui l'ha progettata per questo valore di accelerazione, 0,2 G. Ok? Perché l'ha progettata per il massimo terremoto che vi potete aspettare a Imola in 50 anni, 100 anni, quel che è. Ok? La casa non vibra qua. In condizioni di microtremore, quella casa non è isolata. È appoggiata su questi oggetti di gomma che sono rigidi, perché sono oggetti con un comportamento bingamiano, cioè l'attivazione della deformazione parte dopo una certa soglia. Ok? Quella casa, se voi andate a misurare, la misurate, in condizioni di microtremore vibra 7 Hz, che vuol dire che quella casa sta qua. Ok? Qualunque edificio sismicamente isolato non vive qui in microtremore,
In un tremore ogni edificio è perfettamente rigido. Arriva qua solo quando il terremoto, cioè solo per il terremoto di progetto. Vi faccio notare che perché una casa passi da qua a qua, come non è che farai salti, c'è da passare tutte le accelerazioni intermedie. Questa è una cosa che quando si fanno gli isolamenti sismici non viene mai detta. Uno dice progetto qua e vivo qua, ma la casa non arriva, soprattutto non a parte non arriva là. Fate attenzione che a tutti i terremoti intermedi, cioè quelli medio-piccoli, diciamo molto più piccoli di quello che l'isolatore, per cui l'isolatore sismico è stato progettato, per i terremoti intermedi la casa sarà da qualche parte qua. Questo peraltro è uno dei motivi che rende estremamente difficile l'isolamento sismico sulle strutture in muratura, perché voi, cioè l'isolamento è una cosa che richiede due conoscenze. Uno, da cosa mi devo isolare, quindi la conoscenza del terreno. Due, qual è il terremoto di progetto? Perché io non posso avere un pezzo di gomma che mi isola dalle scosse piccole alle scosse grandi, ci devo mettere una soglia. La metto grande e va bene. Rispetto ai terremoti medio-piccoli, quella casa è protetta? Punto di domanda. Spesso non è noto, non è neanche una domanda che uno si fa, perché pensa che la casa lavori sempre qua. Io vi invito a misurare qualunque edificio isolato sismicamente e vi accorgerete che non è così. Cioè, vi rappresento un esempio eclatante che è successo 2 anni fa nel mio dipartimento. Nel mio dipartimento è il dipartimento di fisica, c'è cioè l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e mi chiamano perché nel 2016 parte questo grande esperimento nei laboratori di Gran Sasso, che si chiama CORE, cioè nucleo, per cui questo oggetto qua non lo vedete in alto, ma è alto 9 metri, è un cilindro con queste mattoni di tellurio, di gallio, non mi ricordo neanche più, comunque di materiali sintetici, che solo il materiale è costato 2 milioni di euro, solo il materiale, e serve per individuare i neutrini. Quando i neutrini passano, questo oggetto è tenuto a 0 Kelvin, in prossimità degli 0 Kelvin, quando i neutrini lo attraversano, la teoria di Fermi o di Majorana, lì si stanno contendendo il Nobel perché se vedono una cosa sono i neutrini di Fermi, se vedono un'altra sono quelli di Majorana, la teoria dice che il passaggio del neutrino riscalda la mattonella di qualche millikelvin, ok? Millikelvin, quindi 10 alla meno 3 Kelvin. È evidente che per vedere una variazione di temperatura dell'ordine di millikelvin avete bisogno di una roba che sta allo zero assoluto. Okay, quindi c'è di mezzo la, ovviamente ci sono dei congelatori importanti. Allora, per questo edificio, questo oggetto l'hanno progettato qualche anno fa, e siccome capite che non è solo il neutrino che passa, ma è anche la vibrazione, lì vicino al Gran Sasso c'è la galleria dell'autostrada, cioè ci passano i camion, ci passa chiunque. Qualunque vibrazione comporta un riassestamento di queste mattonelle, per cui loro misurano variazioni di temperatura anche quando passa il camion nell'autostrada. Okay? Allora, per evitare questo si sono inventati un bellissimo sistema di isolamento sismico. Questo oggetto è stato messo su un castelletto, è attaccato con le funi di Kevlar e è messo su degli isolatori elastomerici. Okay? Progetto di una decina d'anni fa, così. Nel 2016 mi chiamano perché che cosa vedono? Tutti i camion che passano e dicono non è possibile perché il sistema è sismicamente isolato, e dopo tu gli dici guarda che è sismicamente isolato quando viene il terremoto, ma rispetto alle vibrazioni ambientali questi oggetti di gomma che avete messo sono perfettamente rigidi, ok? E tant'è che in effetti cioè, a fare la misura dentro questo oggetto qua o fuori è esattamente uguale perché passa tutto. E questo ovviamente è un grosso problema per chi sta cercando i millikelvin. Ed è uno dei motivi per cui dico state attenti che anche quando si parla di isolamento, tutto quello che succede tra il caso di progetto e come si arriva lì è un altro mondo molto misterioso. Vabbè, non vi voglio far passare il pomeriggio, però non entro in questo, sono le mezze, ora di chiudere. Sì. Allora, vabbè, mi fermerei qua. Forse avevo un'ultima cosa che vi volevo far vedere. Vabbè, questa ve la dico così perché mi è venuta in mente ieri. Vi prego e vi scongiuro, vi imploro di notare che io non ho nessun atteggiamento polemico, è soltanto una riflessione, cioè
a me piace parlare con la gente, no, sono, cioè, allora ieri mi è venuto in mente, leggendo il titolo del convegno, che il convegno si chiama La corretta esecuzione delle indagini geofisiche. Siccome mi viene spessissimo, tante volte mi viene, leggono i titoli, il corretto modo, il corretto modo, il corretto modo. Allora, corretto è una cosa che negli anni io ho tolto dal mio vocabolario, nel senso che corretto può esistere se le regole sono in, una, in un gioco in cui ci sono delle regole, tipo la matematica. La matematica è un gioco in cui noi scriviamo le regole, abbiamo scritte noi, e se una cosa è corretta o no, lo sappiamo, perché come la grammatica, le regole abbiamo deciso noi, se tu non metti il congiuntivo è contro la, ok? Cioè, le regole abbiamo scritte noi. Il mondo della fisica è bellissimo perché le regole non le abbiamo scritte noi, le ha scritte chissà chi, e non le conosciamo. Ogni nostra interpretazione attuale è, non è corretta, è il modo attuale di interpretare una cosa che è cambiato 1 miliardo di volte nel passato e cambierà 1 miliardo di altre volte nel futuro. Allora, questo proprio, guardate, nessuna vis polemica sul titolo, proprio perché ieri mi è capitato così. Io ho rimpiazzato il termine corretto con, non so, stato dell'arte oppure attuale, perché è una cosa che non mi piace dire in generale, salvo che parliamo appunto di giochi con le regole scritte, ma questo, ripeto, è veramente una banalità. Basta, spero che insomma vi sia chiaro tutta l'importanza di caratterizzare bene il sito da punto. Basta, buon pomeriggio.